Scusate, ero partito, ma avevo il microfono spento. Per fortuna qualcuno me l'ha segnalato. Quindi ricapitolo brevemente quello che ho detto in questi 2 minuti. Adesso mi sentite? Potete scrivermi in chat la conferma. Sì, sentiamo. Tragico, molto Bello. brutto. Bello della diretta. Per fortuna mi avete Esatto. fermato su chi siamo, perché se mi fermavate per 10 minuti poi dovevo ripetere tutto. Va bene, allora, vabbè, siete, mi presento, sono Andrea Gioia, CTO in Quantica, organizzo questo meetup insieme ad alcuni colleghi, principalmente Pietro Latorre, che è Lead Data Engineer in Quantica, Jacopo Di Prandi, che è Lead Software Engineer in Quantica. Ho già ripetuto Quantica 3 volte, lo faccio solo perché Quantica sponsorizza il tempo che dedichiamo all'organizzazione, la pagina sul meetup. E finché avevamo la fortuna di poter organizzare questi eventi in presenza, il cibo e le birre, quindi è giusto citarla. Per chi non ci conoscesse, ma fosse estremamente curioso per qualche motivo di sapere chi siamo, nella slide ci sono tutti i link e come ho detto prima, nella parte in cui ero mute e quindi non sapete cosa ho detto, ma ve lo dico adesso, le slide, così come la registrazione dell'evento, verrà condivisa con tutti nei prossimi giorni. Il meetup che cos'è? È un meetup che nasce alla fine dello scorso anno ed è dedicato ai temi del data engineering. Localizzato su Milano, anche se adesso, causa Covid, ovviamente tutti gli eventi verranno fatti in modalità virtuale da qui almeno fino alla fine dell'anno. Quindi questa connotazione, questa localizzazione sull'area di Milano si viene un pochettino a perdere. Perché abbiamo creato il meetup? Beh, sostanzialmente perché, primo motivo, perché sull'area milanese ci sono tantissimi meetup di ottima qualità nel mondo delle IT e delle tecnologie, ma di fatto, per quanto può sembrare strano, visto l'importanza dei dati e di quanto si parla di dati, non c'era un meetup dedicato alle tematiche di data engineering. Ce ne sono 4, 5, forse 6 addirittura dedicati, per esempio, al solo tema della data science, non ce n'era uno legato alla gestione del dato. Quindi c'era un vuoto che abbiamo deciso un po' di colmare, anche perché noi facciamo questo di lavoro, Quantica è un'azienda di data management, poi perché ci piacciono i dati, siamo appassionati del mondo dati, per cui siamo andati a colmare un pochettino questo vuoto. Il secondo motivo è la scarsità di data engineer che ci sono sul mercato. Sappiamo che in qualunque progetto ormai, non solo progetti di machine learning, intelligenza artificiale, ma in qualunque progetto digital, il dato è al centro. Se non ho dei dati di buona qualità, posso avere i migliori data scientist, i migliori analyst, i migliori software engineer che fanno le migliori applicazioni, però trash in, trash out, alla fine difficilmente riuscirò a produrre del valore basandomi su dei dati di bassa qualità. Quindi c'è una grossa importanza di persone che fanno questo come lavoro principale, anche perché poi generalmente il rapporto in un team di lavoro tra persone che lavorano sui dati e persone che poi vanno ad utilizzare effettivamente questi dati è un rapporto di uno a molti, cioè per ogni data scientist devono esserci più data engineer. Però la figura del data engineer, per quanto sia una figura estremamente evoluta e complessa, non è così presente sul mercato per ovvi motivi, perché c'è un hype incredibile relativamente al mondo della data science. Ci sono tantissimi meetup, come ho detto prima, non ce n'era ancora uno sul data engineer, ma ci sono tantissimi eventi, convegni, nella stampa si parla molto di data scientist o di data science in generale, di data engineer si parla molto poco, si parla di dati ma non si parla del data engineer, che è la figura che permette appunto di costruire le piattaforme che poi gestiscono i dati. Quindi per togliere un pochettino dal cono d'ombra, un motivo per cui abbiamo organizzato anche questo meetup è per parlare di più di data engineering. E poi l'ultimo punto è che la professionalità del data engineer nasce insieme a quella del data scientist dopo l'avvento dei big data. Però di fatto persone che lavoravano con i dati esistevano anche prima dei big data e lavoravano in ambienti che chiamavamo ambienti di business intelligence, quindi facevano integrazioni dai sistemi operazionali verso generalmente il data warehouse tramite strumenti di ETL. Più o meno ho iniziato a lavorare in quel periodo lì, sono arrivati i big data, ho fatto la transizione verso il mondo del data engineering più vasto e più ampio. Però, mentre negli altri settori dell'IT, in questi 10 anni, 15 anni in realtà ormai che lavoro, ci sono state delle trasformazioni incredibili. Pensiamo al software engineering, tutta la transizione verso l'architettura microservizi, pensiamo a tutta la parte di gestione delle operation con la virtualizzazione che poi ha portato al cloud, all'infrastructure as a code. Ci sono stati dei cambi molto importanti.
nel modo di lavorare in quel settore, dei salti estremamente importanti nella pratica. Il mondo del data engineer, comunque di chi lavora con i dati, per quanto sia cresciuta la complessità delle infrastrutture, delle tecnologie, il modello mentale e l'approccio a queste tematiche in realtà non ha fatto grossissimi passi avanti. È ancora visto un approccio prevalentemente strategico, di connessione punto a punto per muovere i dati da una parte all'altra. Siamo migliorati, le tecnologie sono diventate più poliglotte, ma non ci sono stati grossissimi salti avanti nel modello operativo della professione. Quindi anche appunto per cercare di fare un po' questo salto, di migliorare, magari non fare lo stesso miglioramento, lo stesso salto che è stato fatto nel mondo, per esempio, del software engineering con i microservizi, ma iniziare comunque un percorso che ci porti a un miglioramento della pratica in quanto tale. Quindi questi sono i tre motivi principali per cui l'abbiamo fatto, ovviamente anche un po' per soddisfare il nostro ego personale. Ovviamente il gruppo è un gruppo aperto, quindi chiunque sia in ascolto in questo momento e abbia voglia di condividere la propria esperienza all'interno del mondo dei dati, del data engineering, su tutte le sue diverse declinazioni che possono andare dalla gestione dei test delle data pipeline, dal monitoraggio, dall'automation, delle procedure di integrazione dei dati, delle architetture di data platform complesse, come è evoluto il data warehouse dopo l'avvento dei big data, relazione data warehouse, data lake, tutte queste tematiche, ovviamente, e vuole condividere la sua esperienza in un talk, ovviamente ci fa molto molto piacere. Sollecito la cosa perché da quando è stato creato il gruppo ho avuto anche la possibilità, giuro è l'ultimo, poi non farò più cose di questo tipo, ho creato un altro meetup dedicato al mondo della data science, ma non alla parte di algoritmi o di modellazione, più che altro al mondo di come, alla tematica di come portare i progetti di data science in produzione. Ecco, mi sono accorto come, pur avendo una rete abbastanza vasta di contatti, sia nel mondo del data engineer che nel mondo del data science, nel mondo del data science, chiamando qualcuno anche al di fuori della mia rete, la risposta è sempre generalmente sì, va bene, vengo, quando, organizziamo. I data engineer, anche gente che conosco ormai da tantissimo tempo, con esperienza alle spalle, sono sempre impegnati, non stanno lavorando su cose interessanti che secondo loro meritano di essere condivisi, l'azienda non vuole, o se no non se la sentono, no? Quindi cioè, sta anche un po' a noi che facciamo questa professione fare un po' branding di quello che facciamo, quindi non siate veramente timidi, se avete un use case contattatemi, c'è anche un form sulla nostra pagina Meetup, siamo aperti ovviamente ad ogni idea, ad ogni proposta. Fatta questa introduzione, ovviamente adesso tutti, come ho detto, tutti i prossimi incontri saranno degli incontri virtuali, quindi rispetto agli incontri in presenza che duravano 2 ore, avevano generalmente 2 talk, sono incontri con un unico talk. I talk, qui vedete gli argomenti, possono essere sia declinati nella modalità use case, quindi presento un use case su cui ho lavorato, sia presentazione di una tecnologia che abilita un determinato use case. Queste sono più o meno le modalità. Quindi l'incontro la sera, solitamente 18:30, 19:30, un'ora, un unico talk, o uno use case, o un approfondimento verticale su una tecnologia. Ciò detto, direi che ho parlato anche fin troppo, quindi possiamo passare a quello che è il tema vero della serata, che è la data governance. Come ho scritto nella presentazione all'evento, un po' la croce delizia di tutti i data engineering, tutti abbiamo avuto modo di essere toccati più o meno indirettamente da tematiche di data governance, che sono poi centrali al lavoro che facciamo. Abbiamo visto progetti di successo, progetti con meno successo, nessun progetto perfettamente completato a livello di data governance, varie iniziative, alcune più avanti, alcune più indietro. Sicuramente però è un tema molto, molto importante, perché se è vero che probabilmente i dati sono il petrolio, qualcuno dice, sono veramente un asset aziendale, forse uno degli asset aziendali più importanti dei dati probabilmente ancora ci sono i metadati, cioè i dati che descrivono i dati, perché posso avere tanti dati, ma se non riesco a descrivere, non so cosa sono, non so dove sono, probabilmente riesco a stare a poco valore. Quindi i metadati e la gestione dei metadati, della governance, delle informazioni, cosa sono le informazioni stesse, diventa un elemento estremamente importante.
Detto questo, mi taccio, adesso mi metto in muto, ma volontario, non involontario, e passo la parola, nonché lo share dello screen, a Marco. Marco, come ho già detto prima, è membro del gruppo di coordinamento del DAMA Italy, ci spiega un po' chi è il DAMA, qual è l'approccio al mondo della governance, e poi parlerà della governance più in generale. Quindi Marco, a te. Eccoci qua. Intanto grazie Andrea per l'invito e grazie a tutti per la partecipazione. Allora, durante questa breve presentazione proveremo a rispondere a queste 5 domande, ovvero... Aspetta Marco, non vediamo la tua presentazione, sono solo io che non la vedo. Aspetta un secondo. Sto condividendo. Allora, smetto di condividere io per sicurezza, così sono sicuro che... Si vede comunque. Perfetto. Vai, vai, vai. Ok? Sì. Perfetto, quindi ricollegandomi un po' anche alla sua introduzione, proveremo a rispondere alla domanda se il data management è una disciplina prevalentemente business o IT. Poi, che cosa fa un'associazione di data management, ovviamente riferimento al DAMA. Che cosa significa in modo un po' più pratico essere una cosiddetta data driven company, un termine che ultimamente si sente spesso dire ma che non è molto chiaro poi nel senso pratico. Se la data governance effettivamente serve, perché anche questo vi garantisco che è stato messo spesso in dubbio, e se è una disciplina isolata oppure se ha bisogno di altre discipline al suo fianco. Infine, proveremo a rispondere a una domanda, ovviamente con alcuni spunti di riflessione, non certo con la bacchetta magica, se conviene eseguire un programma di data governance oppure no. La presentazione è strutturata in due parti. Nella prima parte, un po' più breve, proveremo a descrivere brevemente che cos'è l'associazione DAMA, in particolare DAMA Italy. Nella seconda presenteremo il framework di data management definito dal DAMA, con un focus sulla data governance, appunto. Cominciamo col dire che DAMA è un'associazione internazionale che ha più di 30 anni di storia e che è nata nel 1980 a Los Angeles. È un'associazione no profit e non è collegata in senso stretto a nessun fornitore o venditore di servizi. È composta esclusivamente da volontari, i quali si riuniscono con l'unico interesse di approfondire tematiche di data management e, se possibile, diffondere le relative best practice. Dal 1989 organizza una conferenza annuale, sempre a carattere internazionale, che dal mercato viene percepita come il maggiore evento internazionale in tema di data management. Per darvi dei numeri, i capitoli nazionali sono circa 50 e i membri, gli associati, sono più di 50.000. Considerati questi numeri, nel 2018, a novembre, se non erro, è stato aperto il primo capitolo italiano, con sede a Bologna. Qual è la mission di DAMA Italy? Ovviamente in coerenza e in linea con quello che è DAMA International. La mission è quella di creare una comunità italiana di professionisti nella gestione dei dati che siano responsabili a diventare delle risorse fondamentali nelle organizzazioni di cui fanno parte, aziende, associazioni, eccetera, e a diffondere in esse le best practice di DAMA. Come DAMA intende raggiungere questa mission? Con 4 obiettivi. Diffusione della conoscenza, ovviamente in ambito data management, eventi di formazione che hanno carattere sia individuale che corporate, supporto nella certificazione CDMP, dopo vedremo in dettaglio di che si tratta, e vari eventi e attività istituzionali. Per cercare di essere più concreto possibile, riporto brevemente alcune attività di DAMA Italy degli ultimi mesi, a cui ho anche con piacere avuto parte. Per quanto riguarda quindi quella che è un po' la diffusione della conoscenza del framework DAMA, 2 attività molto interessanti sono quelle del Data Quality Manifesto, ovvero un manifesto che contiene 10 principi per una buona data quality. È stato redatto da un nostro associato italiano con il coordinamento di DAMA Europa, quindi è un po' un vademecum, diciamo così. È in corso una survey al mondo aziendale, sempre a livello italiano, quindi sono state selezionate circa una decina, una ventina di aziende, ed è in corso questa survey che ha l'obiettivo
di cercare di capire qual è il livello di maturità per il data management, soprattutto per la data governance delle aziende italiane, e poi condividere con le aziende che hanno partecipato i relativi risultati. Per quanto riguarda la formazione, è stato effettuato una collaborazione molto interessante con il corso di laurea in, con un corso di laurea nell'Università di Modena e Reggio Emilia, e altre iniziative sono in corso con altre università. Nonostante, come tutti voi sicuramente già sapete, non c'è bisogno di dirlo, il tema del data management, come dimostrano i numeri che vi ho detto poco fa, è una tematica internazionale, molto sviluppata negli USA, ma anche in Europa, e purtroppo poco in Italia, soprattutto a livello teorico, si sta lavorando anche per consentire di eseguire l'esame CDMP in lingua italiana, in modo tale da poter suscitare anche per questa via l'interesse alla materia nel pubblico italiano. Per quanto riguarda eventi e attività istituzionali, ce ne sono stati veramente molti, ne cito soltanto due, giusto per darvi l'idea di quanto anche questi sono a carattere internazionale e permettono di fare network con professionisti di varie discipline attinenti al data management. Un associato olandese recentemente ha tenuto una conferenza molto interessante sul tema del digital twin, che è uno dei 10 trend tecnologici del 2020 segnalati da Gartner. E poi un'altra attività a cui ho avuto il piacere di partecipare direttamente, molto interessante, con i colleghi di Dama Norvegia, i quali si erano presi molto a cuore la revisione del capitolo sulla etica dei dati presente nel DMBOK, che è il libro redatto da Dama sul data management. A livello di organizzazione interna, l'associazione qui in Italia è organizzata per tavoli di lavoro tematici, a cui gli iscritti possono liberamente accedere facendo richiesta. Quindi ad esempio c'è il tavolo relativo alla formazione, il tavolo relativo alla comunicazione dell'attività dell'associazione, agli sponsorship, partnership, eccetera. Certificazione CDMP, di cui ho accennato poco fa. Allora, questa è la certificazione ufficiale in data management rilasciata da Dama International. Attualmente è riconosciuta dal mercato come la certificazione più importante su questa tematica a livello internazionale. Tant'è che molte aziende, soprattutto all'estero, la richiedono per poter svolgere determinate attività. Ne esistono 4 livelli sequenziali, dall'associate fino al fellow, quest'ultimo viene riconosciuto su nomina di Dama, a durata iniziale 3 anni e prevede dei rinnovi successivi, e al momento è soltanto di carattere individuale, ma in fase di definizione una modalità di certificazione a livello aziendale. In ultimo, che cos'è il DMBOK che ho citato poco fa? È di fatto la pubblicazione ufficiale di Dama, perdonatemi il termine, ma a mio avviso si può definire un po' la Bibbia del data management, in quanto è un tomo di circa 650 pagine, tanto per darvi un'idea, e contiene un vocabolario comune per tutti i concetti di data management. E questo, credetemi, è una cosa non banale, perché soprattutto in Italia negli ultimi 10-20 anni tantissime persone, tantissimi professionisti hanno lavorato su questa tematica, ma parlando di fatto una lingua diversa. Cioè, sono sicuro che se andate da 3 CDO diversi e chiedete cosa intendono per data governance, nessuno vi darà una risposta univoca. Quindi questo libro, dando un vocabolario comune a tutti questi concetti, fa una gran cosa. Inoltre fornisce ovviamente un quadro funzionale per implementare praticamente tutte le attività inerenti al data management, e soprattutto è la guida fondamentale per poter effettuare l'esame CDMP di cui ho parlato poco fa. Veniamo adesso alla seconda parte della presentazione, in cui descriviamo il framework di data management definito dal Dama all'interno del DMBOK di cui ho accennato, e faremo poi appunto un focus su quello che secondo Dama è la data governance. Allora, partiamo dall'assioma di fondo, dall'ipotesi alla base che regge un po' tutte le 650 pagine del libro, quindi vi dico che se non siete d'accordo su questa ipotesi potete anche non aprirlo, perdonate un po' la provocazione.
L'obiettivo del data management è estrarre valore dai dati, e sottolineo valore economico. Allora, questi quattro punti che cosa vogliono dire? Perché il passaggio dal dato al valore passa per questi step. Allora, un dato di per sé è grezzo. Per poter essere fruibile ad un utente business serve un contesto, quelli che prima Andrea ha giustamente citato come metadati, che trasformi di fatto il dato in un'informazione che sia chiara e che possa essere appunto interpretata per divenire conoscenza. Questo step è molto importante perché dall'informazione alla conoscenza si entra nello spettro della soggettività aziendale, quindi quella che è un'informazione per l'azienda A e per l'azienda B è uguale, può essere interpretata in modi diversi e quindi creare conoscenza di tipo diverso. Detto ciò, questa conoscenza maturata in azienda sulla base di esperienza può determinare un valore per l'azienda. Questi step ci dicono che di fatto dal dato, creando un contesto robusto e interpretando in modo continuativo e coerente le informazioni che si estraggono dai dati, si può creare con l'esperienza, ovviamente, quindi non certo a caso, valore. E qui mi rifaccio un po' ai libri di economia aziendale dell'università del primo anno, valore inteso come vantaggio competitivo dell'azienda nei confronti dei competitor. Questo è, quindi il data management in ultima istanza ha questo obiettivo, serve a questo. Allora, qui alcuni principi chiave che servono sempre per introdurre quello che è il data management secondo Dama. Bisogna partire dal presupposto che il dato è una risorsa, al pari di tante altre presenti in azienda, ma che però ha delle caratteristiche uniche e distintive per potersi approcciare in modo efficace a questa disciplina. Per esempio, ne cito alcune, il dato è una risorsa che può essere utilizzato contemporaneamente da più persone diverse e per più scopi. Con l'utilizzo del dato, il dato stesso non si consuma, non deperisce. Il dato è facile da copiare, facile da trasportare, però può essere perso, può essere distrutto altrettanto facilmente, purtroppo, e in tal caso non è semplice da riprodurre. Cioè, ora le ho dette un po' velocemente, ma questo fa intendere che il dato è una risorsa appunto con caratteristiche molto peculiari, e queste vanno capite per approcciarsi ad una disciplina che tratta appunto di questo. Il punto numero due è quello che forse mi è più caro, perché si ricollega un po' al principio che ho detto poco fa, ovvero l'obiettivo finale del data management, cioè l'estrazione di valore dai dati. Il dato ha appunto un valore e si dovrebbe misurare. Ora, non è ovviamente semplice misurare il valore di un dato e soprattutto il valore del beneficio che una corretta gestione dei dati dà all'azienda, però come a livello di principi, poi dopo entriamo più in dettaglio su questo, è importante sapere che il valore di un dato è contestuale, nel senso che per un'azienda può avere un valore, mentre per un'altra azienda, magari in un altro settore, in un altro momento storico, può avere un altro valore. Ha una dimensione temporale non indifferente, perché lo stesso dato, nelle stesse condizioni, oggi è un valore, domani potrebbe avere tutt'altro valore, e c'è anche un effetto esponenziale da considerare, perché, ad esempio, se io ho un certo set di informazioni sui miei clienti, un set appunto molto ampio di informazioni sui miei clienti, il valore di queste informazioni incrementa. Se invece ho soltanto un'informazione, quell'informazione vale poco. Quindi in questo senso effetto esponenziale. In ultima cosa, seppure questo è un principio chiave, anche negli USA, dove questa disciplina è appunto molto più avanzata a livello teorico che in Italia, non ci sono standard di mercato definiti per calcolare quello che è veramente il valore, ripeto, in senso economico dei dati e della loro corretta gestione. Quindi questo è sicuramente un punto aperto molto rilevante per lo sviluppo della disciplina. Punto numero 3, lo hai anticipato anche tu Andrea prima,
a livello di principio chiave sembra banale, ma è veramente importante, perché spesso si sente parlare di risonanti programmi di data management, in particolare focalizzati su tecnologie emergenti, machine learning, business intelligence, eccetera, eccetera, ma non si tiene conto della qualità dei dati alla base. Va da sé che se implementiamo un programma di business intelligence, data science, eccetera, ma i dati alla base su cui si lavora non rispettano i requisiti base richiesti dagli utenti, e questo programma andrà, cioè, avrà poco valore di fatto. Altro punto che hai anticipato tu, molto molto importante, è che si deve assolutamente pensare alla gestione dei metadati, quindi di tutti quegli attributi che classificano il dato lungo il suo, lungo tutto il suo ciclo di vita, ovvero è fondamentale capire chi utilizza il dato, che cosa ne fa, chi può avere accesso a questo dato, come, e questo lungo tutti gli step del ciclo di vita di un dato, dal momento in cui viene creato o ottenuto da fonti esterne al momento intermedio in cui viene integrato, trasformato, aggregato, fino al momento in cui viene utilizzato per eventuale vendita o inserimento in reportistica interna o esterna. Il punto numero 5 è quello forse più discusso nella comunità del data management, e che però ci tengo molto a sottolineare perché è un po' il punto, un altro punto cardine della visione di Dama che sposo completamente su sulla base di quella che è la mia esperienza, ovvero il data management è business driven e non technology driven. Che cosa significa? Che un programma di data management correttamente implementato in azienda deve essere per prima cosa allineato con quella che è la strategia globale dell'azienda. E questo allineamento fra la strategia globale dell'azienda e la sua declinazione in quello che poi diventerà il programma di data management dovrebbero guidare le scelte di carattere IT, di carattere tecnologico, per quanto riguarda la gestione dei dati. L'IT quindi dovrebbe essere funzionale, ausilio, ma non guida di quelle che sono le decisioni sulla gestione dei dati. In particolare anche le innovazioni tecnologiche che negli ultimi anni hanno interessato il mondo dei dati dovrebbero essere sicuramente conosciute e anche approfonditamente dall'azienda, ma non dovrebbero essere queste a guidare in modo esclusivo un programma di data management. Poi ci ritorniamo tra poco, ma questo concetto è veramente basico e fondamentale per capire un po' quello che è il framework DAMA. Punto numero 6. Visione globale, pianificazione e leadership. Allora, pianificazione perché? Se diciamo che questa è una disciplina che deve essere allineata fin dall'inizio con la strategia aziendale, serve una pianificazione coerente e corretta, tale per cui il programma di data management sia allineato in modo molto chiaro con i processi aziendali, con l'organizzazione aziendale e anche ovviamente con quella che è l'architettura e i sistemi IT presenti in azienda. Inoltre sottolineo il fatto, e questo lo dimostra l'esperienza mia, ma non solo, che spesso l'effort iniziale necessario per un programma di data management viene sottovalutato. Quindi una corretta pianificazione, spendere anche qualche giorno in più per pianificare l'attività all'inizio può essere veramente rilevante per non perdere tempo dopo in rilavorazioni inutili. Visione globale perché? Perché le applicazioni di data management possono essere molteplici e a livello locale, soprattutto se pensiamo a grandissime multinazionali. Questo però ci fa capire che un corretto programma, sempre qui stiamo parlando di principi ovviamente, no? Quindi un po' ideali ovviamente, quindi un corretto programma di data management dovrebbe assicurare coerenza nella visione dei dati all'interno di tutta l'azienda, quindi non parzialità, e garantire un senso comune in quello che sono le definizioni e l'utilizzo dei dati nelle varie divisioni aziendali. Ultimo punto, la flessibilità. Anche questo può sembrare scontato, ma assicuro tutti che non lo è, ovvero dati diversi, nel senso di dati che hanno una natura diversa, una tipologia di utilizzo diverso e un rischio diverso se utilizzati in modo non corretto, devono avere esigenze diverse e queste devono essere tenute di conto dall'azienda. Allora, il framework DAMA definito
spiegato in modo molto esaustivo nel libro di Ann Bock, di cui vi ho parlato poco fa, comprende 11 knowledge area. Sono di fatto, corrispondono ai capitoli del libro, poi nel libro ce ne sono anche altri su altri argomenti. Ognuno di questi quindi è un capitolo del libro, e se ci facciamo caso, ora leggendoli brevemente, comprendono competenze diverse. Quindi non è che per essere un master data management serve soltanto una competenza, assolutamente no. Se guardiamo ad esempio alla data security, capiamo che competenze legali anche sono richieste. Se pensiamo al data quality, data governance, document management, sicuramente competenze business, nel senso di analisi funzionale, conoscenza dei processi aziendali, conoscenza dell'organizzazione aziendale sono richieste. Ovviamente competenze IT, e questo sicuramente voi lo sapete ancora meglio di me, e anche competenze di statistica, di analisi dati a livello avanzato, se pensiamo appunto alla business intelligence e a tutte le varie tecnologie che insistono sull'analisi dei dati. Tutte le knowledge area sono ovviamente interconnesse tra di loro. È fondamentale sottolineare che non sono dei silos, ovvero 11 capitoli da studiare in modo separato, ma sono molto collegati tra di loro e, come potete intuire dal disegno, sono collegati ed uniti e guidati soprattutto dalla data governance, che di fatto è un po' il trade union di tutto il framework DAMA. Poi dopo lo vediamo più nel dettaglio. Il concetto è che sono tutte importanti queste aree tematiche, knowledge area, ma possono essere alcune di esse implementate nel corso del tempo nell'azienda. La data governance invece è quella fondamentale, che deve essere definita fin da subito per i motivi che ho accennato prima, ovvero in particolare per garantire coerenza in tutto il programma e soprattutto allineamento con quella che è la strategia aziendale. Quindi, entriamo nello specifico del focus sulla data governance. Una definizione. Che cosa fa la data governance? Quindi cerchiamo di darla questa definizione di cui tanto si dibatte. La data governance si occupa di definire le regole per quello che riguarda la gestione dei dati e di controllare che queste regole vengano rispettate. Per quanto riguarda la pianificazione, l'esecuzione e il monitoraggio di tutto ciò che attiene alla gestione dei dati in azienda. L'obiettivo di tutte le attività che a breve vediamo attinenti alla data governance è quello di assicurare che i dati siano gestiti adeguatamente, in linea appunto con le regole definite, così da consentire all'azienda di estrarre valore dai propri dati. Quindi di fatto in questa frase capiamo qual è il legame tra data governance e data management, ovvero il data management in quanto disciplina ampia, a 360 gradi, che comprende tutte le knowledge area che ho mostrato poco fa, si pone l'obiettivo di estrarre valore economico dai propri dati, come dicevo prima, per raggiungere un vantaggio competitivo per l'azienda. La data governance è quella che, definendo regole e controllando che queste regole siano rispettate, permette di fatto di farlo. A livello operativo, la data governance si focalizza sulle modalità con cui vengono prese le decisioni riguardo alla gestione dei dati, su come le persone in azienda si devono comportare riguardo appunto ai dati e sui processi attinenti sempre alla gestione dei dati. Per esempio, le attività chiave di una struttura di data governance o comunque di attività di data governance, a prescindere dalla costituzione di una struttura formale, sono queste: definizione di policy e di standard riguardo ai vari aspetti della gestione dei dati, quindi la qualità, l'utilizzo che se ne deve fare, la sicurezza ed altri. Coordinare e fare da sponsor internamente all'azienda a tutti quelli che sono i progetti interni e soprattutto esterni attinenti al data management, quindi una funzione molto vicina a tematiche anche di budget. Gestione e risoluzione di quelle che sono le criticità attinenti sempre alla gestione dei dati, quindi i cosiddetti processi di issue management remediation. Questi sono veramente importanti, perché pensiamo a una struttura di data governance che fa tutte le attività che deve fare, ma non pensa ad un processo
tale per cui si definisce come identificare, come risolvere e come fare opportunamente escalation riguardo a criticità particolari, riguardo alla qualità di un dato, alla sicurezza, alle modalità di accesso di un dato. Dizionario dati e data lineage, questi sono i due cavalli di battaglia, se vogliamo, i due strumenti operativi più utilizzati anche qui in Italia, per quel che ho visto nelle aziende. Dizionario dati ovviamente serve per dare definizioni comuni in azienda sui termini di business, quindi per essere tutti allineati su di fatto di che cosa stiamo parlando quando si parla di quel dato o di quell'altro dato. Data lineage allo stesso tempo serve per tracciare quello che è il ciclo di vita di un dato, come dicevo prima, dalla fase iniziale in cui viene creato o ottenuto da fonti esterne, a tracciare tutte le trasformazioni, come sono effettuate, da chi, perché, i controlli che insistono sulla correttezza di questi dati, le modalità di aggregazione, insomma, le cose da dire qui sarebbero molte, ma vado avanti per brevità, fino appunto all'utilizzo finale del dato per reportistica o per essere magari venduto esternamente. Standard per assegnare una valutazione economica dei dati, questo è un aspetto che ho anticipato poco fa, ma è veramente molto importante e penso, a mio modesto avviso, molto sottovalutato dalla disciplina, soprattutto in Italia. Dama sostiene che una funzione di data governance si dovrebbe occupare di definire delle modalità interne peculiari all'azienda stessa, tali per cui si riesca a dire quanto vale, quanto valore concreto ed economico apporta all'azienda una corretta gestione dei dati. Non ci dimentichiamo, per ultimo, come attività fondamentale di data governance, la formazione al personale, perché allineare costantemente tutti i referenti su quello che si sta facendo, come lo si sta facendo e che prospettive ci sono, soprattutto anche all'utilizzo di eventuali tool in azienda, diventa molto importante. Brevemente, un programma di data governance può definire una struttura interna che si va a innestare nell'organigramma aziendale oppure no, a seconda delle casistiche specifiche. Brevemente possiamo dire che, secondo Dama, ci sono diverse tipologie di modelli operativi che si innestano nell'organizzazione aziendale, che variano soprattutto sulla base di quanto può essere o meno centralizzata la funzione di data governance. Quindi si passa da un modello in cui c'è una funzione centrale che di fatto dirige tutte le business unit e tutte le varie aree geografiche dell'azienda, a funzioni totalmente decentralizzate in cui si demanda tutte le attività sulla gestione dei dati a livello locale senza una struttura centrale, fino a modelli, diciamo, ibridi, che sono quelli solitamente adottati dalle aziende più grandi. Allora, questa slide è curiosa perché ci dice un po', soprattutto in Italia, ma non solo, aggiungo da letture di vario genere, quali sono solitamente gli input iniziali per avviare un programma di data governance. Sottolineo data governance e non data management. Allora, soprattutto nel contesto finanziario bancario, l'impatto normativo della BCBS 239, chi di voi è del settore in ambito finanziario sicuramente la conoscerà, e per qualsiasi altra industry il tema della GDPR, entrata in vigore appunto nel maggio del 2018, sono state due molle pazzesche di fatto per avviare un programma di data governance. Senza pensare alle normative, alcune aziende, anche prima di queste normative, quindi inizio anni 2000, possono aver avviato dei programmi data governance per sistemare delle anomalie di data quality che avevano, oppure per effettuare in modo più efficace delle politiche di acquisizione di nuovi clienti, oppure di monitoraggio del cosiddetto rischio di abbandono, churn risk, della clientela. Sottolineo su questi due punti iniziali, per quanto diversi tra di loro ovviamente, che ci sono state, a mio avviso, dei casi di successo tali per cui un programma di data governance iniziato soltanto in modo molto specifico per uno di questi motivi, quindi strettamente regolamentare o strettamente legato al monitoraggio
delle cause di abbandono di un cliente, quindi molto più focalizzato sull'aspetto commerciale, si sono appunto trasformati, evoluti nel corso del tempo fino ad abbracciare un programma di data management a 360 gradi e quindi non più specifico su una area o regolamentare o commerciale, quindi in modo un po' più coerente con il framework DAMA. Quindi di fatto in certi casi gli input sono stati input per un tema specifico, ma poi anche per, in un secondo tempo, per uno switch lungimirante, diciamo, della strategia iniziale, hanno portato ad un framework più globale. Ovviamente, e su questo siete molto più esperti di me, le nuove tecnologie, ne cito qui alcune, ma sicuramente ce ne sono molte altre, che permettono di analizzare, gestire, integrare i dati in modalità impensabili fino a 10-20 anni fa, e la mole di dati, che dire crescente ormai è un eufemismo, cioè si stima che nel 2025 ci siano ben 175 zettabyte di dati in giro, quindi si parla, uno zettabyte è 1.000 miliardi di miliardi, quindi sono delle cifre veramente incredibili. Diciamo, l'unione tra questa mole di dati e il voler sfruttare appunto le potenzialità di queste nuove tecnologie spesso è una molla molto attrattiva per un'azienda per effettuare magari un progetto di data science, di machine learning, di gestione di big data, eccetera. Il concetto qui, quale vuole essere su questa slide, che ok, avere questi come input, perché sicuramente no, è una molla iniziale, sono delle molle iniziali da non sottovalutare, ma per quello che è il consiglio del framework DAMA, si dovrebbe cercare, se possibile, fin da subito di non focalizzarsi su una motivazione, su un aspetto specifico di quello che è il mondo del data management, ma cercare, per mezzo della data governance, per come l'abbiamo definita, di creare un framework più globale, più a 360 gradi. Questo perché? Non per pura retorica o per amore della disciplina, assolutamente no, ma per evitare di doverlo fare dopo. Perché vi garantisco che non sempre, magari, ma 90% dei casi in cui un progetto è iniziato ed è continuato per uno solo di questi input, dopo ci si è dovuti tornare ed era meglio se ci si tornava prima, se ci si insisteva prima. Allora, siamo quasi alla fine, promesso. Qui ho provato a sintetizzare quelli che possono essere i fattori critici di successo per un programma di data governance, distinguendoli nelle tre fasi di un progetto. Quindi, quello che è l'avvio del programma, quello che è la fase iniziale e quella che è la fase di maturità. Avvio del programma, non solo per la data governance, ovviamente, ma per qualsiasi tipo di progetto, una sponsorship forte dai C-level aziendale è fondamentale. Data governance, mi permetto di dirlo in modo particolare, perché spesso, come dicevo prima, l'effort è sottovalutato ed è difficile capire in modo immediato quali sono i benefici. Quindi in questo caso è veramente importante. Questi altri due punti sono, più che fattori critici di successo, degli escamotage, ovvero coordinamento con altri progetti di master data management, ad esempio la revisione del CRM aziendale. Perché? Perché se c'è già un progetto del genere in azienda, collegare in modo coordinato adesso un programma strutturato di data governance sicuramente aiuta a far capire in modo molto chiaro qual è il beneficio della data governance collegato a quel progetto, e ovviamente sfruttare l'impatto delle regolamentazioni normative. Come ho detto poco fa in questa slide, se ho da diventare compliant con GDPR, BCPS 339 o principi contabili vari, va da sé che questa molla iniziale è fondamentale e si può sfruttare per dare più appeal a un programma di data governance più strutturato. Nella fase iniziale i fattori critici di successo sono diversi. Fondamentale è un corretto ed esaustivo programma di change management che faccia sì che la data governance sia integrata in azienda. Che cosa intendo dire? Che non venga percepita come l'ennesimo processo in più che aggiunge deve essere un qualcosa che va in sinergia in modo coordinato con quelli che sono i processi, l'organizzazione aziendale, i sistemi IT e le pratiche in corso. Quindi
integrazione e sinergia e non aggiunta. Deve passare questo messaggio. Ovviamente banale, ma non potevo non dirlo, definire le responsabilità fra utenti business, utenti IT, eventuali ruoli specifici nominati e condividerle. Questo è veramente fondamentale. Un'altra cosa che potrebbe essere fatta, questa magari è un po' più delicata e coinvolge anche le risorse umane, è quella di definire delle metriche specifiche direttamente collegate ai meccanismi di incentivazione dei dipendenti. Qui la motivazione penso sia intuibile a tutti e potrebbe essere un fattore critico, soprattutto più che per il successo del programma, ma per ottenere un coinvolgimento immediato e forte da parte di tutti. L'assessment. È fondamentale effettuare un assessment, quindi una valutazione del livello di maturità percepita dai dipendenti, per quello che è il framework data management attuale, sia nella fase iniziale ma anche nella successiva fase di maturità del programma. È un assessment che andrebbe fatto in modo abbastanza frequente, perché ovviamente ottenere feedback da chi lavora sul programma di data governance quando questo è in piedi e da chi lavora in azienda quando il programma è nella fase iniziale è importantissimo per capire soprattutto su quali attività concentrarsi all'inizio. Ad esempio, quali sono i processi di business più a rischio se la mia data quality è scarsa? Un assessment mi risponde a questa domanda. Allineamento continuo con le strategie di business aziendali, e sottolineo continuo. Continuo perché? Ovviamente, come vi ho detto più volte, mi scuso, durante la presentazione, il programma di data management deve essere allineato con la strategia aziendale. Perfetto, ma non solo all'inizio, quando si definisce. Deve essere allineato continuamente. Se è un programma che dura 5 anni, ogni 3 mesi al comitato direzionale dovrò verificare che la direzione in cui va e sta andando il mio programma di data management è coerente con le strategie aziendali, che sottolineo essere mutevoli. Quindi quello che era vero all'inizio molto spesso non è vero dopo un anno, e sono stato ottimista dicendo un anno. Per l'ultimo punto, abbiamo una slide dedicata che giuro è l'ultima, misurabilità dei risultati. Allora, che cosa ho fatto in questa slide? Ho provato a definire dei KPI distinti per area aziendale, i quali possono rappresentare dei potenziali benefici misurabili, parola chiave ovviamente, di un programma di data governance. Allora, ovviamente premetto, difficilmente saranno tutti applicabili a tutte le casistiche di tutte le aziende, di tutti i settori di mercato. Andranno ovviamente customizzati, però spero che questi possano un po' servirvi per prendere degli spunti e magari capire in ogni singola realtà, in ogni singolo momento storico di un'azienda, quale di questi KPI può servire per fare leva, fare presa sui C-level per appunto sponsorizzare un programma di data governance. Cominciamo con l'area risk. Un programma di data governance, aumentando la qualità dei dati e definendo un framework per la corretta gestione di questi dati, potrebbe andare a migliorare gli indicatori di rischio. In realtà bancarie è stato richiesto appunto tramite la BCBS 3.9, una normativa che ha avuto un impatto fortissimo, di definire dei programmi di data governance, e questi hanno molto spesso determinato un miglioramento dell'indice del REVOA delle banche, determinando dei consistenti effetti sul patrimonio. Le sanzioni che si vanno ad evitare, questo, come dicevo prima, è spesso la molla iniziale con cui si è avviato un programma di data governance, soprattutto nelle banche. Il framework DAMA in sostanza dice che non dovrebbe essere l'unica molla per avviare questo tipo di attività, però non si può negare che andare a dire ad un C-level che il programma di data governance mi serve per evitare una multa dovuta al mancato rispetto del GDPR, del BCBS 3.9, sicuramente fa gola. Pensiamo alla reportistica di qualsiasi genere, interno, controllo di gestione, esterno, regolamentare, qualsiasi tipo di reportistica.
un programma di data management esaustivo a cui magari si collegano anche delle buone pratiche di business intelligence, consente sicuramente di ridurre molto le tempistiche di produzione dei report, cosa che è molto critica nello scenario attuale in cui vengono chieste informazioni alla velocità della luce, e di aumentare anche la numerosità dei report e la granularità dei report a disposizione dei C-level. Quindi due temi molto importanti. Per quanto riguarda invece l'area operations, andando il data management in sinergia con quelli che sono i processi aziendali, si può dimostrare, spesso in modo anche relativamente semplice, quanto è il risparmio di effort nell'esecuzione di attività chiave per l'azienda. E questo effort cosa sono? Sono persone. Persone che di fatto poi sono quantificabili in azienda con dei costi, e persone che possono essere sfruttate per attività ad alto valore aggiunto per l'azienda. Anche qui si può parlare di diminuzione dei tempi di svolgimento dei processi chiave per mille motivi, automazione di processi o semplicemente quante volte è capitato che per cercare un dato o per ricostruire le modalità con cui un dato è stato aggregato una persona ha perso più giorni del suo tempo che magari con un programma di data management strutturato si sarebbe risparmiato. Andando più sul business, sull'area commerciale, il data management può consentire di aumentare l'efficacia delle azioni commerciali, che siano queste per la retention dei miei clienti, per acquisirne di nuovi, oppure per eventuali upselling, o anche per il cosiddetto churn risk di cui ho parlato prima. Non sottovalutiamo anche la diminuzione del time to market per l'introduzione di nuovi prodotti sul mercato. Ora, questa è sicuramente complessa come KPI da collegare strettamente al programma di data management, però sicuramente è un beneficio che è in qualche modo collegabile e che è molto importante, soprattutto nel mondo moderno in cui il tempo, la tempistica di ingresso sul mercato spesso fa la differenza. Customer care, pensiamo al customer care, quindi alla cura dei clienti. Spesso capita che ci sono dei reclami da parte dei clienti, i quali perdono fiducia nell'azienda e quindi tendono a cambiare azienda, quindi ci abbandonano. Perché? Perché alla base non ci sono dati di qualità, non c'è un framework che mi consenta di recuperare quel dato che il cliente mi chiede in modo veloce e semplice. E quindi un programma di data management mi può consentire di diminuire questi reclami con annessi benefici. E più in generale mi può consentire di migliorare l'indice di customer satisfaction. L'ultimo punto, che è quello un po' che mi ricollega a quello che ho detto all'inizio, ovvero qual è il vero obiettivo del data management, incrementare il valore aziendale. Questo è, non ci sono altre parole per dirlo. Una corretta data management, ovviamente con metodologie e standard ancora da definire, mi può aiutare ad incrementare il mio valore economico e, se vogliamo, perché no, anche azionario, mi spingo un po' oltre, attraverso appunto una corretta gestione dei dati. In ultimo, sempre lato finance, si può considerare un beneficio il risparmio dei costi per progetti una tantum, perché spesso capita che, non avendo un framework strutturato, si eseguono dei progetti per tappare dei buchi. Quindi questi non sarebbero più necessari con un programma appunto strutturato e sarebbero ovviamente dei risparmi di costi. Ora, spero di avervi dato una panoramica interessante o comunque abbastanza differenziata dei potenziali benefici di un programma del genere. Ovviamente non sono esaustivi, ce ne possono essere mille altri. E ovviamente quando si va a parlare con un C-level gli si possono anche presentare altre tipologie di benefici meno misurabili e cross-funzionali, ma comunque molto importanti, come ad esempio la reputazione sul mercato, perché spesso capita che per una fuga di notizie o per motivazioni legate alla privacy venga fuori che un'azienda non gestisce in modo corretto le modalità di accesso ai suoi dati, e questo sicuramente a livello reputazionale non è assolutamente bello. Altri benefici meno misurabili sono appunto la soddisfazione dei dipendenti e la condivisione interna della conoscenza.
Ora chiudo la presentazione ripresentando appunto questa slide, che era la slide iniziale, sperando di avere un po' risposto a queste domande. Vi ringrazio per l'attenzione e Andrea ti lascio la parola se ci sono eventuali domande. Grazie mille Marco per l'esaustiva e ottima presentazione, siamo stati anche perfettamente nei tempi, io non so se ci sono domande, a questo punto invece di scriverle in chat potete direttamente aprire il microfono e ordinatamente farle a Marco. Cioè, intanto faccio io qualche considerazione che poi è anche una domanda, no? Sicuramente il tema dei KPI è un tema fondamentale, no? per vendere la governance al business, perché spesso c'è un costo iniziale per implementare la governance e poi dopo i risultati non sono immediati, o comunque magari laddove viene fatto lo sforzo, che all'interno del singolo progetto per adeguarsi a una normativa di governance, poi i benefici magari non sono locali al progetto ma vengono in altri progetti. Quindi avere comunque dei KPI condivisi è un elemento fondamentale. Mi sono piaciuti molto i KPI che hai fatto vedere, secondo me è un KPI interessante che è accennato, che non ho mai visto misurato, ma secondo me è molto importante a livello di strategia IT per capire qual è il livello di debito tecnologico a livello di integrazione del dato, a livello di gestione e management del dato. È andare a misurare sui vari progetti che ho in portfolio e metto in pipeline, qual è il costo, l'incidenza sul costo totale del progetto della parte di integrazione del dato. Ho visto un numero abbastanza impressionante del Data Centric Manifest che dice che mediamente in un progetto IT tra il 35 e il 65% dei costi di progetto sono costi di integrazione dei dati. Non so se è vero, però vedo che questa non è una pratica che viene fatta solitamente, che non è neanche molto costosa, no? Nel budget del progetto dividere le voci di costo. Però secondo me questo sarebbe un elemento importante, cioè come un obiettivo di una strategia aziendale è ottimizzare globalmente la macchina di gestione del dato, quindi anche la parte di integrazione, ma anche la parte di governance, per ridurre progressivamente i costi che i progetti devono supportare per gestire il dato, per integrare il dato. No? Dovrebbe avere un dato pulito, governato, non fare quelle operazioni che hai detto, una tantum, di fix. Tu hai mai visto qualche indicatore di questo tipo? O nel DAMA c'è qualche riferimento a qualcosa di questo tipo? O cosa ne pensi? No, sono d'accordo con te. Ora, in modo un po' provocatorio, non ho voluto aggiungere KPI di aspetto tecnologico, appunto perché la presentazione ha un chiaro focus business, però sicuramente è importante quello che hai detto, sono ovviamente d'accordo, e nella pratica, ma lo saprete già benissimo, non viene fatto. È importante il tema dei KPI e che hai detto tu del costo iniziale soprattutto, ma diventa importante in relazione all'alto costo iniziale nell'adottare determinate tecnologie l'avere una visione strategica, come dicevo. Perché? Perché se non si ha una visione strategica non ci viene neanche in mente che questi costi sono ammortizzati e ammortizzabili nel corso di 10-20 anni, quindi quello che è un costo iniziale adesso diventa a bilancio un costo... E su questo ti dico, scusa se ti interrompo, è importantissimo, anche questo a volte vedo che non succede, che i KPI siano allineati con la visione strategica, perché se io definisco una visione strategica e poi vado a definire dei KPI IT, qui non parlo di business, ma dei KPI IT che sono progetto centrici, quindi on time, on budget, sul singolo progetto, è ovvio che c'è un forte sbilanciamento, no? Perché il progetto vuole ottimizzare localmente per quello che sta facendo. E quindi magari il costo tipo di governance, che è un costo invece di ottimizzazione globale, che magari poi addirittura un tempo di rientro più lungo, viene visto solo come una seccatura per il progetto. Quindi se io ho una strategia anche corretta e poi il KPI è i progetti devono essere on time on budget, non sono bilanciati questi KPI, o comunque non sono sicuramente allineati con la strategia, no? Serve un allineamento di questo tipo. Vedo un'enfasi molto spesso, una bella strategia e poi una grossa enfasi sui progetti, solo sui progetti, quindi i progetti ottimizzano ovviamente localmente per quel progetto, no? Chiaro, e purtroppo questo è un tema di responsabilità, quello che dici è vero, è quello che succede nella pratica purtroppo, e perché succede? Perché ovviamente si nominano dei responsabili di progetto che hanno la responsabilità di quel progetto e non hanno l'incentivo a dare dei KPI che siano, come dire, che sponsorizzino appunto il data management a 360 gradi, ma hanno l'incentivo a sponsorizzare il loro progetto
perché purtroppo questo sì, hanno KPI all'esterno del loro progetto, no? Non hanno dei scorecard, come si sarebbe detto anni fa, cioè non hanno dei KPI che si contano, bilanciano, no? Quindi hanno quello e quindi poi, infatti un altro tema è quando si parla di governance, secondo me, tu l'hai detto giustamente, è molto importante definire, primo non è una sequenza di eventi, ma è un processo continuo, e quindi bisogna pensarlo molto nell'ottica della sostenibilità, che poi è la base del change management. Quindi non farsi prendere da una bulimia iniziale, magari dicendo qui è tutto un casino, dobbiamo fare la governance al massimo livello di dettaglio su tutti i processi, su tutti, ma cercare di capire che cosa è effettivamente sostenibile nel tempo, no? Perché sennò magari parto come quello che si scrive in palestra, il primo mese va 6 volte a settimana, poi dopo il secondo mese ci va una volta e poi il terzo mese si disiscrive, no? Cioè bisogna avere un processo che l'azienda in quanto tale riesce a sostenere, perché poi l'investimento in governance, come il dato, no? Ha un valore che si deteriora nel tempo. Anche l'investimento in governance, appena non lo sostengo, e quindi non lo so, un'iniziativa di quality inizia ad avere delle falle, un'iniziativa di mappare l'attaccata piuttosto che il business glossary inizia ad avere dei buchi, poi gli utenti che dovevano usare non si fidano più, e quindi magari ha fatto un lavoro 90% buono, ma quel 10% di scopertura causa una sfiducia nell'utente finale, quindi poi non riesco a metterlo a terra. Quindi è meglio, poi sono d'accordo, non specializzarli in verticale, magari andare molto in ampiezza, però poi sulle parti verticali scegliere il livello di dettaglio che posso sostenere. Verissimo. Molto sì, importante, sì. Secondo me. Non so se sono apparse domande nel frattempo, abbiamo preso tempo facendo un po' una chiacchierata. Direi che non vedo domande, quindi io altre domande non ne ho. Ti ringrazio ancora, Marco. Grazie a voi. Grazie mille, il video è molto interessante, la tematica, abbiamo visto che poi un esperto di data management deve essere un po' un superman, che deve sapere io mi ricordo, c'è la figura del data scientist, quelle iniziali che erano un incrocio di 1800 competenze, ecco, l'esperto di data management è anche ancora peggio, cioè deve essere tra il legale, il change management, il motivatore, il leader e tutto. Ma ce la fare probabilmente a un tavolo di più persone, ma sì, ma anche il Damano dice un tavolo di più persone, di più competenze che devono ovviamente interagire tra di loro, cioè pensare anche di avere un'unica figura che comunque insomma non è un tema, è un tema sicuramente estremamente importante, un tema complesso, un tema di gestione, di change management ancora prima che di tecnologie, di business. Assolutamente. No, sottolineo che questo Superman, come hai detto, e mi trovi d'accordo con questa battuta, deve essere molto abile nel dialogo fra business e IT, per tutto quello che ciò significa. Certamente, sì. Anche perché la frase sono dell'ufficio di governance, sono venuto per aiutarti, diciamo, fa venire i brividi a tutti. Quando... Sì. Quindi sì, bisogna sicuramente saper gestire i due mondi, no? E questo è poi l'aspetto più difficile, perché veramente vai nelle modatività operative di un'azienda, vai a toccare le modalità operative di un'azienda, no? Non è un progetto, è una cosa molto più trasversale. Va bene, grazie mille, molto interessante. Niente, direi quindi che possiamo chiudere, manderemo a tutti la registrazione e le slide di Marco nei prossimi giorni, al più tardi la prossima settimana. Grazie a tutti, buona serata.